Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per questa unità sull'equazione oggi parleremo un po' di nomenclatura, ovvero di un po' di terminologia sulle equazioni. Scopo della lezione di oggi sarà per voi calcolare il grado di un'equazione e anche riconoscere il numero di incognite in un'equazione, identificare quando un'equazione viene scritta in forma cosiddetta normale. E infine, sempre identificare due equazioni equivalenti, poi vedremo appunto cosa significa equivalente in questo contesto. Nella lezione precedente abbiamo visto come distinguere tra uguaglianze numeriche e uguaglianze letterarie e abbiamo visto il caso particolare delle equazioni. Ecco, oggi cominciamo a vedere come le possiamo classificare, quindi come possiamo dare un nome diverso ai vari tipi di equazioni. E i parametri in base ai quali noi classifichiamo le equazioni sono due. Il loro grado, ecco una parola che ritorna fuori dopo il nostro studio di monomi e polinomi, e il numero di incognite. Vi ricordo, incognita è l'equivalente di quello che in inglese noi chiamiamo variable. Per capirci meglio, vediamo alcuni esempi che vi ho scritto qui. Cominciamo col primo, un'equazione molto molto semplice, no? X meno 4 uguale a 5. Allora, intanto dobbiamo andare a vedere quali lettere compaiono, quali incognite. Qui compare solo la x, quindi posso già dire che questa è un'equazione a una sola incognita. A questo punto devo andare a vedere i vari monomi che compongono la mia equazione. Ora, questi sono termini puramente letterari e questo è un monomio di primo grado, essendo l'unico monomio che abbiamo, quindi è chiaro che questa è un'equazione di primo grado a una incognita. La seconda equazione, 2y alla seconda meno 3y uguale a 0, contiene anch'essa solo una variabile, la y. Attenzione, quando una lettera compare a gradi diversi, con potenze diverse, è comunque sempre la solita incognita. Quindi dirò che è sempre un'incognita, ma attenzione perché qui abbiamo ora un monomio di grado 1 e un monomio di grado 2, e come un po' per i polinomi, conta il monomio di grado più alto, quindi in questo caso 2y alla seconda, che è di secondo grado, quindi dirò che questa equazione è un'equazione di secondo grado a una incognita. La terza equazione, x più 7y meno z alla terza uguale a 9, vedete, contiene tre variabili, tre incognite, ovvero x, y e z. Quindi dirò che questa è un'equazione a tre incognite. Riguardo al grado, qui ho un monomio di primo grado, qui un altro monomio di primo grado e qui ho un monomio di grado 3, che quindi è quello di grado più alto. Quindi posso dire che questa equazione è di terzo grado a tre incognite. Per finire vediamo un altro caso, questa volta in cui abbiamo due variabili diverse moltiplicate tra di loro. Infatti abbiamo meno xy più 11 uguale a 0. Intanto va bene, queste sono due incognite perché ho sia la x che la y che sono indipendenti tra di loro. E poi questo è qui dove molto spesso gli studenti sbagliano, questo è un monomio di secondo grado perché è di primo grado rispetto a x, di primo grado rispetto alla y, i gradi si sommano, quindi questo è un monomio di secondo grado. Ed è il monomio di grado più alto di tutta questa espressione. Quindi questa è un'equazione di secondo grado a due incognite. Ecco, vediamo subito se abbiamo compreso questo concetto dei gradi delle equazioni. Come vedete, qui ho quattro esempi di equazione e qui abbiamo le nostre soluzioni, no? Di che grado sono queste quattro equazioni? E vi chiederei a questo punto veramente di mettere un attimo in pausa il video, pensare tra di. Nella vostra testa, quale potrebbe essere la soluzione, quindi di che grado è la prima equazione, di che grado è la seconda e così via, e poi confrontare con la soluzione che sto per mostrarvi. Ecco qua. Allora, la prima equazione ovviamente è di primo grado perché contiene solo la x alla prima potenza. La seconda equazione è di secondo grado perché contiene sempre solo la x, ma questa volta elevato alla potenza di 2. La terza equazione, per il discorso che abbiamo fatto pochi secondi fa, è un'equazione di secondo grado perché questo monomio è sì di primo grado,
ma questo è di secondo grado, si sommano le potenze delle due lettere, quindi questa è un'equazione di secondo grado. Infine la terza è un'equazione di terzo grado perché c'è zeta alla terza, che è il monomio di grado superiore a tutti gli altri. Similmente possiamo fare per identificare il numero di incognite che ha una certa equazione. Quindi di nuovo vi chiedo, mettete un attimo in pausa il video, cercate di capire quante incognite, quante variables hanno queste equazioni e poi confrontare la vostra risposta con la soluzione che sto per mostrarvi. Ecco, la prima equazione è un'equazione ovviamente un'unica incognita perché compare solo la x. La seconda equazione è un'equazione a due incognite perché compaiono lettere x e y. La terza equazione è un'equazione a tre incognite perché contiene la x, la y e la z. E infine l'ultima equazione è di nuovo un'equazione a due incognite perché contiene la x e la y. A questo punto potreste chiedervi, ok, ci sono queste infinite combinazioni di equazioni, no? Con un infinito numero di variabili, un infinito grado dell'equazione, dovremmo essere in grado di risolverle tutte, non a questo livello dei vostri studi. Nel corso di terza media, alla fine si studiano solo le equazioni di primo grado un'incognita o, in casi eccezionali, equazioni che sono comunque riconducibili a equazioni di primo grado e comunque sempre solo a un'incognita. Nella seconda parte di questo video andiamo a vedere una definizione. Questa è proprio una cosa che voi dovete essere in grado di riconoscere quando vi sarà posto in un problema, in un esercizio, ovvero quando è che un'equazione si dice che è scritta, o meglio, si usa il termine ridotta in forma normale. E vedremo tra poco l'importanza della forma normale, giusto per anticiparvelo, è la forma che poi ci permette di risolvere con un unico passaggio successivo, che di trovare la soluzione, come si dice anche la radice della nostra equazione. Quindi un'equazione di primo grado ad un'incognita è detta o ridotta in forma normale quando si può scrivere in questa maniera, ovvero come AX uguale a B, dove ovviamente A e B rappresentano dei numeri, X è la nostra variabile, A e B sono dei numeri. In particolare il numero moltiplicato da X, e qui riprendiamo la terminologia che abbiamo usato nel caso dei monomi, è il coefficiente della X dall'altra parte dell'uguale, B è quello che viene chiamato il termine noto. Quindi quando un'equazione è in questa forma si dice che è ridotta in forma normale. E qui potete vedere alcuni facili esempi di equazioni ridotte in forma normale. Cominciamo con la prima, 2x uguale a 5, dove quindi 2 è il coefficiente della x e 5 è il termine noto. Se ho un'equazione come meno 7x uguale a 0, attenzione, non è che il termine noto non c'è, è semplicemente uguale a 0, come sapete è un numero come gli altri. Meno 7, attenzione di comprendere anche il segno, no? Quindi è il coefficiente della x, quindi in questo caso la x ha un coefficiente negativo. Infine, altro errore che si fa, se si trova davanti a una scrittura come x uguale a 11, uno è tentato di dire che non c'è un coefficiente della x, ma come abbiamo già imparato nel caso dei monomi, quando non c'è scritto un numero davanti a una lettera, significa, è sottointeso, che lì ci sia un 1, quindi il coefficiente in questo caso è 1, e il termine noto è 11. Finiamo velocemente con una breve definizione, ovvero quando è che due equazioni sono equivalenti. Ecco, equivalente è una di quelle parole che periodicamente rispuntano in un corso di matematica. L'abbiamo incontrato nel caso dell'area delle figure piane. Qui due figure piane sono equivalenti, se hanno la stessa area. L'abbiamo incontrato di recente nella geometria solida, due solidi sono equivalenti se hanno lo stesso volume, ma si usa il termine equivalente anche in questo contesto e in particolare diremo che due equazioni sono equivalenti se hanno le stesse o la stessa, in questo caso, soluzione. Vediamo un esempio facile facile. La prima equazione è x meno 2 uguale a 3,
La seconda equazione, tante cose, questa è ridotta in forma normale, questa no, è 2x uguale a 10. Ecco, queste due equazioni sono equivalenti perché sono entrambe risolte sostituendo alla x il numero 5. Poi vedremo altri casi di equazioni equivalenti e perché è importante conoscere il termine equazioni equivalenti. Ma per oggi abbiamo finito. Tanti saluti da Mr. Boscherini.